noi ci troviamo, ci ritroviamo in questo senso che la nostra proposta della cucina degli avanzi in qualche modo recupera molte delle tue, dei tuoi indirizzi, del tuo modo di fare. Ho letto nella prefazione, visto che lavoro mi occupo anche di lingue e di parola, io ho letto tipo nuove pietanze, nuovi sapori, nuova creatività. Se pensate un attimo con la cucina degli avanzi, siamo proprio in presenza di queste nuove proprio formule, categorie. Poi giustamente dici divertimento, perché in effetti è anche questo. Poi direi l'aumento delle conoscenze, c'è tutto questo che in qualche modo coinvolge anche il nostro, una parte ovviamente della nostra cucina, che è attenta a recuperare quella categoria che dicevi prima dello spreco, no? In effetti nell'un caso e nell'altro noi abbiamo come indirizzo questo, cioè dovremmo impegnare a trasmettere, alle nuove generazioni anche un nuovo stile di vita, sì. E poi anche questo che dobbiamo fare tutta la nostra, lo fai per professione, insomma, cioè la gente lavora, quindi ovviamente non ha tutto questo tempo, altrimenti dovrebbe passare il sabato e la domenica a preparare tutta la settimana. Il cibo è un momento davvero socializzante, anche per farlo e per degustarlo. Perché in effetti da quello che capisco, cioè, ovviamente uno deve passare davvero molto tempo, c'è cioè, l'autoproduzione di base è molto più facile per noi che in effetti così facciamo in modo che così l'antispreco, il riciclo, lo scarto, l'impatto zero, quindi le categorie si intrecciano, no? La tua operazione nella nostra, che proponiamo, è appunto proprio lo scorso. Poi noi andiamo oltre perché in effetti vabbè, è un po' una mia maniera, devo essere sincero, cioè il momento estetico. Sì, anche qui ho visto che c'è la possibilità di trasformare poi questi piatti, ovviamente sappiamo bene che il preludio di assaggio, il cibo deve necessariamente farsi desiderare prima di essere assaggiato. E talvolta magari questi cibi così preparati non sempre sembrano appetibili. Noi lavoriamo da molto tempo, lavoravamo con lo scarto. Giustamente dicevi gli scarti vanno. I nostri scarti vengono frullati, si chiamano salse, si chiamano creme, si chiamano pennottate, ed è sempre lo scarto che il frullato offre l'opportunità di lavorare il piatto a livello cromatico, a livello formale, con la materialità. Quindi troviamo su molte delle tue proposte che abbiamo intenzione appunto di fare in realtà. Quindi quello che dici tu adesso, io do la parola a me. Amedeo, lo conoscete tutti, Amedeo Sandri, quindi inutile che ve lo presenti, ma io ho visto che mentre lei parlava, lui faceva solo una piccola operazione, ripassava la sua vita, per dirvi dall'età di 9 anni ha visto fare queste cose a sua madre. Non tutte, ma vedi, la cultura vicentina è una cultura legata alla terra, alla tradizione. È una civiltà molto povera, è una civiltà contadina e farsi in casa, che è la formula dialettale che traduce l'autoproduzione, fa parte proprio della nostra cultura. Quindi, adesso io conosco solo alcuni, insomma, so che c'è molta gente che alle dispense piene di questa autoproduzione. Quindi alcune di queste cose sono davvero molto particolari. Poi se volete, qualcuno l'ha già visto, ma ad esempio noi partiamo da, per i vegani questa è la prima idea, da lui il dado non è un dado di verdure, da lui il dado è il vecchio dado lievito di carne. Con le zampe di verdure. Ah, oh, o parte di pollo. Abbiamo postato di una volta che con 2 kg di tagli di pollo che costano 4 euro, noi costruiamo un piatto per 6-8 persone, un pranzo per 8 persone, e la conclusione sono 36 dadi dentro le vaschette che sanno di pollo vero, cioè non di dado, e che possono essere usati. E lì quindi noi anche siamo orientati in questo senso, in questa prospettiva proprio dell'uso di tutto
quando si compra appunto qualcosa, spesso si butta via. Il discorso della carne funziona anche in questo modo, cioè l'osso è davvero comunque. Lascia parlare a me, perché a me piace sentire, quando lui narra la sua storia, non c'è poeta che sia in grado di raccontare come racconta lui la sua vita. Molto perplesso.